Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Eccoci qua seduti pronti a girare in pista. Questo è un nuovo tipo di video che porterò, una nuova tipologia per quanto riguarda almeno questo canale. Questo è il primo in questo genere, quindi chiaramente pian piano migliorerà, magari vi aggiungerò delle altre inquadrature, magari con riferimento ad alcune statistiche, non so, i pedali, la mia bellissima faccia, insomma man mano sicuramente avremo modo di migliorarlo. Siamo su Imola, questa è una Tatus, abbiamo 20 minuti di qualifica, tranquilli, non vivremo insieme 20 minuti di qualifica per poi 6 giri di gara. Mi piace l'idea di fare video così. Allora, partiamo con il nostro giro lanciato, lo commentiamo, via. Rettilineo, prendiamo tutto lo spazio possibile sulla sinistra per avere più strada da percorrere, raggiungere più velocità possibile per il nostro giro lanciato, per poi tagliare sulla linea del traguardo e avviare il nostro giro lanciato. Allora, ci sarà una frenata abbastanza importante, visto che arriveremo sui 225-230 km/h per scalare in terza e fare questa prima curva. Dobbiamo fare attenzione sui dossi, sui cordoli, scusatemi, dossoli, ecco, perché l'auto si scompone, inizia a sbilanciarsi un po' e poi rischiamo di perdere la frenatina. Passiamo qui in terza e andiamo. Su queste vetture non c'è ABS, non c'è traction control, soprattutto anche questo server che mi piace, un po' lentina sta curva, perlomeno abbiamo aperto il gas abbastanza presto. Adesso qui andremo fino alla quinta per affrontare la prossima curva, mi sembra in quarta, adesso vediamo che velocità la affrontiamo. Sesta, non l'ho fatta molto bene, rallentato troppo. Sì, comunque la quarta ci sta. Questa è un'altra curva non semplicissima, perché si può dare una pinzatina di freno, passare in quinta, continuare ad accelerare e di cattiveria qua per passare in seconda e fare questa salita per arrivare alla prossima, che è una staccata importante e una chicanina non facile da fare. Facendo attenzione all'erba sintetica dove siamo appena passati, perché è molto facile girarsi se si apre troppo presto il gas e se si va con tutte le quattro ruote lì. Poi cerchiamo di metterci dritti con la macchina per essere pronti in un'altra frenata, un po' di bloccaggi. Sfruttiamo tutta la pista a nostra disposizione. Diciamo che un buon giro potrebbe essere l'1,46 e mezzo, 1,47. Questo è già un giro un po' lento, perché vediamo che andremo sull'1,48 probabilmente. Un 1,48,7. C'è molto da migliorare, ma lo possiamo fare con questo altro giro lanciato. Come vi ho detto, il tempo di prima era molto alto, stiamo già viaggiando su un tempo decisamente migliore. Stiamo stretti, perché tanto sarà l'ultimo giro forse lanciato con questo giro di set gomme. 1,47,4 e passiamo in prima posizione. E noi ci rivediamo tra qualche secondo sulla linea di partenza in griglia. Vedremo come si concluderanno queste qualifiche più avanti. 10 secondi di partenza. Via. Una buona partenza. Guarda quello già come tocca. Questi due devo fare attenzione, mi sembrano un po' pericolosi. Andiamoci all'esterno. Ha sbagliato. Si stava girando, ha dovuto mollare un po' il gas. Bene, abbiamo Balocca davanti, abbiamo preso la seconda posizione. Lui l'ha fatta malissimo, noi l'abbiamo fatta altrettanto male, ma meno peggio di lui. Visto che lui terrà quell'interno, noi facciamo un incrocio. Vabbè, ma porca puzza, sarà più emozionante la gara, perché nel primo video, ragazzi, portarvi una vittoria, portarvi combattere per le prime posizioni, no, è molto più soddisfacente arrivare dal fondo. Questa è colpa mia, perché sono un maiale. Mi piacerebbe, non so se c'è un comando tipo slash restart, ma lo usano solo gli admin, quindi non sono admin e... Wow, ho fatto la cagata io, ma diciamo che la colpa è la voglia di tornare subito su. E ho fatto girare uno.
Allora, ci troviamo in undicesima posizione, adesso prendiamo la decima. Vediamo se riusciamo a raggiungere la quinta, non lo so, adesso gli altri sono tanto avanti rispetto a noi. Fortuna vuole che noi ci eravamo abbastanza veloci. Se riuscissimo a infilare dietro 4-5, 1,46 alti, abbiamo alte possibilità di fare veramente bene. Allora, il primo è già sul rettilineo, primo, secondo, terzo, quarto e quinto. Oddio, guarda lì e non guarda la pista, è un genio. Questi due davanti sono alla nostra portata, però è difficile fare meglio della ottava, settima posizione, perché gli altri mi sa che sono troppo avanti ormai. Ho girato uno due volte e... peccato perché era partita abbastanza bene, ci eravamo tolti dai guai della prima curva. E adesso semplicemente dobbiamo fare la nostra, dobbiamo fare i tempi buoni, 1, 2, 3, forse quello lì è possibile ancora prenderlo se si sbaglia qualcosa, perché comunque ho frenato tanto. Mi piacerebbe poi vedere dopo insieme il replay di questa prima, di questo primo tornantino che abbiamo fatto, se sono stato io che non mi sono accorto di quello che poteva succedermi intorno e sono stato troppo... concentrato solo sul passo e ho dimenticato di fare attenzione a chi poteva essere a 100 curva. Dobbiamo provare a iniziare a girare un po' più veloce, perché stiamo girando un po' lentini, prendere anche qualche rischio come qua. Dobbiamo essere un po' più cattivi sul gas e in frenata. Bella. Quello che ha appena fatto è un po' da maiale. Perché l'ha fatto? Ha fatto un taglio di pista e il gioco gli chiede di fare o rallentare sotto i 35 km/h, che vuol dire fermarsi, quello si è girato, ottimo per noi, oppure rallentare probabilmente per una cosa come 10 secondi. Guarda che bravo quello, si è girato e ha aspettato di passare prima che... aspettato di girarsi aspettando che gli altri passassero, onde evitare di fare maialate. C'è persone invece che si girano, si rimettono in pista senza pensare e ne guarda la minimap. Abbiamo fatto un 1,49, molto lento, ma abbiamo detto abbiamo sbagliato molte curve, adesso cerchiamo di abbassarlo e rinconciliarci con il gruppo. Aspetta, la qualifica con la curva la sto facendo veramente male. Ne abbiamo tre davanti, quindi la quarta posizione è lì. Eccolo lì, Elite Ping 51. È bello avere i nomi davanti, oltre per sapere chi dovete crestonare dietro, ma anche con la freccina verde capite quanto sta pingando. Se è una di quelle persone che dovete preoccuparvi, perché magari ha un ping così alto che potrebbe la macchina schizzare da una parte all'altra senza preavviso. Possiamo provare il sorpasso, questo qui dovremmo stare dietro, non dobbiamo fare le maialate, perché tanto il sorpasso si prova quando c'è, nel rettilineo principale o qua in fondo. Qua in fondo potrebbe essere palpabile se riuscissimo a... no, è partito, troppo distaccati, quindi dovremmo fare attenzione alla frenata, non andarli dentro, freniamo qualche metro prima. Purtroppo anche lui ha un po' di scia. Non so se ho fatto bene sta curva, perché probabilmente lui potrebbe recuperare il rettilineo, perché l'abbiamo fatta molto stretto con poca velocità e adesso quella che era la mia strategia di superarlo in rettilineo con la scia probabilmente sarà vanificata dal suo tentativo. Quindi io coprirò l'interno, ma credo non abbia lo spunto, quindi posso stare tranquillo. Meno male che non era abbastanza veloce per attaccarci. E adesso abbiamo preso quindi la sesta posizione. Mi butto all'interno. Ho dovuto rallentare tanto perché lui ha stretto
la traiettoria, ci sono toccati con quello dietro. Qua l'ideale sarebbe prendere l'interno, perché... Oh, la gattina del computer. Ci sto provando, solo che sto rallentando un sacco per provarci qua. Dimmi che non mi dai la penalità. Dai, gioco. Per favore, c'era lui in pista. Se io ci rientravo, ci tornavamo. Adesso ho la penalità per 5 secondi di rallentare. Inizio a rallentare già adesso. Ancora un secondo e poi posso andare sul gas. Andiamo. E la nostra battaglia quindi sarà sesta, quinta posizione. Cioè giochiamo su questi posti perché mancano ancora due giri praticamente. E gli altri sono andati. Peccato, non sono uscito a... lì, sapete, forse su Francis a parlare, non guido. Su quel Francis, che è quello con la macchina bianca davanti a quella rossa, avrei dovuto aspettare di fare tentativi di sorpasso, ma il problema è che avevamo dietro la macchina rossa, che è di un ragazzo che si chiama Elite, ed quando siete chiusi a sandwich è un casino, perché magari quello davanti vi rallenta, voi provate a superarlo, ma magari dove non c'è lo spazio, quindi insomma non lo superate, vi state dietro, e quello dietro allora nel tempo prova a superare anche voi, è un casino. Macchine che si sono girate ma erano doppiate a quanto pare, perché siamo... No, siamo in sesta posizione, cos'è? Quindi... Quinta, quarta posizione, diventa più appetibile. Questa curva tutte e due la fanno abbastanza piano, recuperiamo un sacco in questa curva, qua siamo larghi. Uscire magari con più velocità. Poi quando avete qualcuno davanti, sicuramente se gli state vicini, il vostro passo vuol dire che è molto probabilmente più alto. Male, li dobbiamo lasciare sfogare perché tanto qui non è che... Abbiamo grandi possibilità, farsi sbaglia, potremmo provare l'attacco sulla chicane, che è una cosa folle per il semplice fatto che qua spesso la gente fa... Vedete com'è stato difficile stare lì. Dai, che magari sempre su questo giro possiamo provare l'attacco su questo. Sì, la scia che va. La scia che prende, attenzione. Wow! Ciao. E qua l'importante adesso è frenare bene. E andiamo. A quarta posizione, abbiamo la terza là davanti. Quello davanti è bollito, lo vedo. Non è doppiato, è Wurstel. Dobbiamo salutare quelli dietro, che potrebbero poi darci fastidio. Non sbagliamo. Quarta posizione. Ultimo giro, anzi, purtroppo non prenderemo mai quello davanti. Quindi ci dobbiamo godere questa quarta posizione, ma soprattutto dobbiamo tenercela. Attenzione, si è girato Wurstel! Sale sul podio! Sale sul podio! Mamma mia, questo girando male questa curva. Mamma mia, ho fatto il migliore, è stato 1,487, tempi altissimi. Vabbè, ma sono sempre stato in bagarre. Ma non giriamoci, quindi vado tranquillo. Qua dietro si è girato. Si è girato perché aveva voglia di superare. Noi dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo finire questa gara, saliamo sul podio. Un grande risultato per la scuderia. Per la scuderia dobbiamo ancora trovare un nome. Poi faccio un video in cui... Seconda l'ho fatta questa. Arriviamo solo a una ventina di secondi dal primo, forse. Ragazzi, è un successo. Posizione finale seconda, no, perché probabilmente chi è arrivato prima si è già ritirato, non lo so. Oh. Oh. Voglio dire.
partiti, arriva dopo la al primo tornantino eravamo in fondo. No, ho finito secondo, quindi uno magari è crashato in gioco. Minchia. Bon, ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video. Il primo, come detto, ci sarà modo di migliorarlo. Magari aggiungo la webcam, aggiungo aggiungo un sacco di cose. Spero che l'audio vada, insomma, fosse pulito, andasse bene. E niente, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Mi raccomando, se vi fosse piaciuto questo video, lasciate un bel pollicino in su e ci becchiamo su questo canale con i prossimi video. Ciao!